Ciao a tutti e benvenuti o bentornati su Metal Dog Channel. Ieri ho fatto l'unboxing del cofanetto della Eagle Pictures della collana 4K Cult e ho detto che mancava A Quiet Place che sarebbe arrivato oggi. Infatti oggi è arrivato, però prima vi faccio vedere anche il primo A Quiet Place, un posto tranquillo che io ho in versione Amarai perché non sono un grandissimo fan delle steelbook a dire la verità, però ci sono alcuni 4K che escano soltanto in steelbook, almeno per il momento, quindi tocca vendere gli steelbook. Questo qui ho preferito prenderlo in Amarai, e un Amarai abbastanza semplice. Questo qui è il primo con Emily Blunt e John Krasinski, che John Krasinski è anche il regista del film, che interpreta il padre e marito di Emily Blunt. Questo lo abbiamo la copertina dietro, come sempre c'è sia il disco 4K sia il disco Blu-ray, così i dischi sono uguali. Il film è davvero molto bello, un film carico di tensione, un film che si può definire quasi muto, perché in pratica c'è in questo mondo post-apocalittico che è inondato da queste creature che a vista d'occhio sembrano della specie di vampiri trasformati, qualcosa del genere, e sono molto sensibili al rumore, quindi se ascoltano un rumore corrono subito lì e in pratica se ci sono uomini sbranano tutti. Quindi è un film quasi del tutto muto. Un film però pieno carico di tensione, la tensione è alle stelle perché nonostante il film sia muto, però loro, i personaggi parlano con il linguaggio dei segni, giustamente, con i sottotitoli sotto. Nonostante sia quasi muto tutti i film, questo porta proprio una tensione altissima in tutta la pellicola. Quando poi vengono fuori queste creature, che si passa dal muto a questo casino che fa veramente incutere di terrore. Il film è davvero molto bello, è un film davvero molto originale. La qualità del 4K è davvero ottima e è un film che ho messo un bel po' da acquistare e alla fine l'ho preso perché vale veramente la pena. Un film che per chi non l'avesse visto consiglio a tutti la visione. Non dura nemmeno molto, dura 1 ora e mezza. Quindi, se cercate un horror carico di tensione, però nello stesso tempo che sia anche innovativo e originale, questo è sicuramente il film che fa per voi. Ma ovviamente, visto il successo del film, hanno fatto anche il sequel, A Quiet Place Parte 2. Ed eccolo qui, la steelbook appena arrivata, è ancora chiusa. Perché infatti la aprirò insieme a voi per fare in video. Eccola qui. Devo dire che la steelbook è bellissima comunque. Questo è quello dietro con il cartoncino rimovibile. D'altronde una delle cose per cui non amo delle steelbook è proprio perché hanno questo cartoncino attaccato con la colla e ogni volta che devi guardare il film devi alzare questo cartoncino e giusto un paio di volte va a finire che poi il cartoncino o si rompe oppure la colla non si attacca più e rimangono queste steelbook con questi cartoncini in pratica sempre aperti che se non conservi insieme alle altre e vuoi conservare magari solo il film singolo ti ritrovi questi cartoncini aperti. Poi ci sono anche chi i cartoncini li toglie e li mette da parte, ma a me sinceramente non piace perché a me piace avere tutto così com'è. Ovviamente poi ci sono quelli che le steelbook le amano molto e comprano anche le pellicole per coprirle, ma io sinceramente non ho da spendere tutti questi soldi anche per coprire le steelbook. Questo film qui l'ho preso in steelbook perché per il momento è uscito soltanto in steelbook in 4K, mentre la versione Blu-ray è uscita anche in versione Amarai singola, oltre ovviamente al DVD. Quindi adesso lo apro. Qui, davvero ben fatto anche sopra.
Questo qui è il retro che ci dice che in pratica c'è sia il disco 4K, sia il disco 1080p Full HD come sempre, e i contenuti speciali sono sul disco in Blu-ray, che c'è l'esclusivo di Hero del regista, la realizzazione degli effetti visivi e sonori e il dietro le quinte del film. Anche per questo film la durata è circa un'ora e mezza. Questo film diciamo che non mi è piaciuto allo stesso livello del secondo, però nonostante tutto è un film godibilissimo, un film fatto davvero bene. Il primo aveva quella sorta di originalità e di novità in più, che era questa cosa che parlano tutti con il linguaggio dei segni. Qui il film è molto più parlato perché una buona parte del film racconta quello che è successo prima del primo film, quindi quando ancora non è successo tutto il casino, e poi c'è anche la parte sequel, ovviamente, fa sia da prequel che da sequel. Il film è sicuramente molto più parlato del primo, ecco come ho già detto, già si è alzato da solo il cartoncino, qui ho bastato solamente toccarlo un po', già si è alzato, come vediamo c'è la colla qui. Eccola qui. Ecco questo, si è anche tolto subito il cartoncino. Era proprio leggermente attaccato che si è subito tolto il cartoncino dalla steelbook. Questa è la steelbook normale. Davanti e dietro. Questo è il cartoncino che dopo io metterò di nuovo dietro alla steelbook sperando che duri un po' di più. All'interno di questa bellissima steelbook ovviamente troviamo i due dischi 4K Ultra HD e 1080p Blu-ray, e adesso vi faccio vedere anche le immagini interne. Questo qui è il disco 4K e questo è il disco Blu-ray. Dischi molto simili. Ecco qui, questo è l'artwork interno. Devo dire che la steelbook è davvero niente male. Ancora non posso dire precisamente la qualità video come dei film testati da me, però leggendo un po' di varie recensioni in giro, so che la qualità video è davvero ottima, come poi aggiornerò facendo un post scritto sui miei canali. E intanto voglio ricordare anche che per quanto riguarda l'audio troviamo inglese in Dolby Atmos, mentre invece TU 5.1 per l'italiano e tutte le altre lingue. Quindi ricordiamo che questi sono dischi che escono un po' sia in Italia sia in varie altre nazioni. Infatti, in qualche nazione questo è stato pubblicato già da un bel po', questo film in 4K, e c'era già la lingua italiana disponibile. Perché dire, ragazzi, grazie a tutti della visione, e voglio ricordare l'appuntamento in live per mercoledì, dopodomani, sempre sul canale di PNS Studios, dove parleremo di musica. Faremo uno spazio dedicato ad una band che festeggia quest'anno l'anniversario, e ci saranno tanti tanti ospiti. Grazie a tutti, se il video vi è piaciuto lasciate un like e mettete vi piace, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!